E salve a tutti dal vostro Different Player. Ragazzi, notiziona bomba, è in arrivo una Juventus di livello mondiale. Mi fa strano doverlo dire proprio io che sono un tifoso interista, però quando è giusto è giusto. Se la Juventus riuscirà a portare a termine i tre acquisti, anzi i quattro, indicati oggi sul Corriere dello Sport, io penso che ancora a lungo potrà dominare sia in campo nazionale che a livello internazionale. A quanto sembra, la cara vecchia signora, che tanto vecchia non è, sta contrattando dal Bayern Monaco Renato Sanchez e Douglas Costa, quindi un portoghese e un brasiliano, se non erro. In ogni caso, Douglas Costa è un esterno offensivo molto veloce, mentre Renato Sanchez, lo conosciamo tutti perché si è messo in mostra con il Portogallo nelle ultime manifestazioni internazionali europee. Ed è molto molto forte, a me piace molto, ricorda moltissimo Edgar Davids. Ma non è finita, starebbe, anche se questi ultimi due nomi che farò adesso rimangono solo dei sogni, sarebbe in trattativa per portare a Torino Iniesta l'illusionista, soprannominato così perché la palla non te la fa vedere mai, che è in scadenza con il Blaugrana, e Di Maria, che non è in scadenza per Paris Saint-Germain, ma che però non è più considerato dalla dirigenza parigina incedibile. Ricordiamo che anche l'Inter è sulle tracce di Maria. Però diciamo il fatto che si sia messa su la Juventus complica notoriamente le cose, perché attualmente il club di Torino risulta essere molto appetibile, essendo che ha vinto già campionato e Coppa Italia e in finale di Champions League. Se dovesse fare il triplete avrà ancora più soldi a disposizione sul mercato. Infatti tutte queste operazioni o pseudo-operazioni verranno intavolate dopo la finale di Champions del 3 giugno, perché bisogna prima vedere come va a finire contro il Real Madrid, perché se dovesse perdere, il primo che se ne andrebbe sarebbe Allegri, almeno così sosteneva Sky Sport. Non è una notizia certa, però se dovesse perdere Allegri prenderebbe in considerazione altre destinazioni, e a quel punto Spalletti potrebbe anche approdare a Torino, sempre se nel frattempo non ha già firmato con l'Inter, perché ricordiamo, forse, è il condizionale d'obbligo, dovrebbe firmare con la beneamata già lunedì, quindi ben prima della finale di Champions. Io spero che firmi, perché a noi Spalletti ci fa comodo. Però sinceramente a me comincia a spaventare il fatto che la Juventus sia in grado di comperare tutti questi campioni, perché quei quattro che vuole comperare sicuramente le faranno fare un ulteriore salto di qualità, a maggior ragione che alcuni degli attuali che sono in rosa sono oramai abbastanza vecchiotti, quindi andrebbero sostituiti, anche se comunque i vecchietti si trovano in difesa e stranamente i quattro che ho detto, nessuno dei quattro è difensore. Quindi, non lo so, forse non ritiene ancora necessario intervenire sul mercato in difesa, si fida ancora di quelli che stanno, non si sa. Potrebbe essere a nostro favore questo fatto, perché metti caso che l'anno prossimo sono spompati là dietro, qualche gol in più ce lo riusciamo a fare. Però bisogna vedere se sono sempre i gol subiti di più di quelli che riuscirà a fare con quella enorme squadra che riuscirà a costruire tra centrocampo e attacco se porta a termine tutte le trattative. Io spero di no, sinceramente.
Però sono quello di informarvi che la Juventus è in trattativa per questi quattro e sono quattro campioni di quei grossi. Quindi, cari tifosi juventini, per festeggiare che la vostra beneamata squadra forse riuscirà ad essere ancora più forte di quella che è, commentate e mettete mi piace, perché il mio canale è vero che io sono interista e parlo principalmente di Inter, ma come vedete parla di calcio in generale, quindi verranno trattate tutte le notizie più importanti riguardanti il pallone. La notizia più importante di giornata erano sicuramente i quattro obiettivi della vecchia signora. Prossimamente verranno trattati altri argomenti, quindi vi invito a rimanere sintonizzati su questo canale. E per questo, ripeto, iscrivetevi e commentate. Cliccate sulla campanella una volta che siete iscritti, così non perdete nessun aggiornamento del mio canale, se dovessi, una volta che inserirò altri video. Un saluto a tutti dal vostro different player, che anche oggi vi ha aggiornato sulla situazione di mercato, e ci sentiamo al più presto con dei nuovi video. Un bacio a tutti e buon pomeriggio. Salve!